La tavola rotonda, in modo estremamente sintetico, affronta determinate tematiche che sono le seguenti. Assieme a Roberto Carrara, che sta qui alla mia destra, si parlava di formazione e prevenzione, e quindi entrerò un po' nel merito, dopo lui dice ancora meglio, di quali sono i piani di studi, per esempio degli ingegneri, che sono coloro, ingegneri chimici, civili, meccanici, eccetera, che poi progettano, gestiscono, o presiedono la manutenzione degli impianti dei diversi cicli, dei diversi macchinari. Margherita Napoletano, che è una RLS, cioè una rappresentante dei lavoratori e delle lavoratrici per la salute dell'ospedale San Raffaele, parlerà appunto della prevenzione salute negli ospedali. Poi Alberto Donzelli affronterà la tematica del finanziamento della sanità e della promozione della qualità all'interno della struttura sanitaria, degli interventi sanitari. Sappiamo che nel nostro paese sono frequenti i casi di malasanità, poi eventualmente meglio di me dirà Alberto Donzelli. Luca Masera, che è giurista, parlerà di lavoro e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori. Su queste cose poi dirò anche io qualcosa assieme a Roberto. Luigi Benevelli, che non so se è arrivato, arriva da Mantova, comunque arriverà, disagio mentale e la campagna, parlerà della società e del disagio mentale e della campagna per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e della lotta contro gli interventi di contenzione che purtroppo ci sono ancora in diverse strutture. Poi c'è l'intervento duale di Felice Casson, che dovrebbe essere per strada, e Paolo Vinelis, che mi dicono che è qui in sala, che parleranno appunto di magistratura e periti fra diritto della difesa e i diritti delle parti offese. In estrema sintesi introduco alcuni elementi. Per esempio, con Roberto Carrara e con Bruno Thyme, che sono due ingegneri, uno chimico e l'altro aeronautico, per andare nel merito, abbiamo dato una rivisitazione dei piani di studi del Politecnico di Milano, dei diversi piani di studi in ingegneria. Allora, prima di dire di questo, faccio un accenno storico. Nella facoltà di medicina, fino quasi alla fine degli anni 80, diciamo così, la disciplina di medicina del lavoro era facoltativa, per cui dentro le fabbriche, compreso la fabbrica dove lavoravo io, che era Montecatini Costellanza, arrivavano i medici di fabbrica che non sapevano un'acca di medicina del lavoro, e quindi di igiene del lavoro, tossicologia, ergonomia, eccetera, e le cosiddette visite di legge del decreto legislativo 303 del 56, per cui determinate fasce operaie che sono esposte, che so io, all'arsenico, al mercurio, ad altri agenti nocivi e tossici, devono essere sottoposte a visita medica ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, ogni anno, a seconda del tipo di agente a cui erano esposte. E naturalmente tutto si risolveva, è venuto fuori anche nel processo etico, eccetera, con rilevazione della pressione, molte volte addirittura con la camicia, senza tirarla indietro. Stai bene, sì, non c'è niente, 2 righe, via, la visita era tutto questo. Quindi questi medici non sono mai andati a vedere un impianto, a vedere com'era la lavorazione, quali erano gli agenti ai quali erano esposti, i fattori di rischio ai quali erano esposti le lavoratrici e i lavoratori, e quindi non si ponevano neppure il problema del nesso di causalità fra una patologia che aveva contratto una donna o un uomo che lavorava e le sostanze alle quali erano esposti. Questo per la facoltà di medicina. Per la facoltà di ingegneria, la cosa è abbastanza sconvolgente perché i dati che vi dirò e che vi accennerò sono del piano di studi 2011-2012, quindi sono quelli attuali.
Allora, se andiamo a vedere, senza entrare nel dettaglio perché il tempo non lo consente, ma per esempio l'ingegneria chimica, ingegnere di processo, ingegnere progettista, ingegnere di prodotto, in conclusione gli ingegneri chimici che escono dal Poli di Milano, laurea breve o laurea magistrale, hanno conoscenze sulla sicurezza degli impianti, avendo superato un insegnamento obbligatorio nel triennio, ma possono non avere alcuna conoscenza di igiene del lavoro, di tossicologia, di ergonomia. Per farmi capire, per fare due esempi pratici, insomma, no? Se un ingegnere chimico non sa nulla di igiene del lavoro, non sa neanche, per esempio, per fare due esempi ormai che sono ampiamente noti, petrolchimica di Porto Marghera si produceva cloruro di vinile monomero e policloruro di vinile, la Eternit si ricavava amianto dalla miniera di Balangiero e da altre miniere e poi lo si lavorava. Allora, se uno non sa neppure che il cloruro di vinile per tutte le agenzie internazionali è un agente tossico e cancerogeno, figurarsi se si pone il problema del ciclo chiuso di questi impianti, figurarsi se si pone il problema della non esposizione a queste sostanze, figurarsi se quando c'è la fermata per le manutenzioni degli impianti non fa diciamo, assumere tutta una serie dotando i lavoratori di presidi anche personali oltre che collettivi per evitare l'esposizione del singolo, della collettività e ancor più dell'ambiente. E quindi voglio dire che un conto è leggere le formule chimiche sui libri di carta patinata magari a colore, è un'altra cosa nella realtà è vivere e lavorare sugli impianti o abitare attorno agli impianti. Perché dico abitare attorno agli impianti? Perché per esempio a Casale Monferrato, poi parleranno altri, nella sentenza Eternit che è stata letta il 13 di febbraio di quest'anno, ci sono migliaia anche di cittadini che perché abitano a Casale Monferrato nei comuni limitrofi hanno contratto il mesotelioma. Per farmi capire, il mesotelioma ha un'incidenza a livello nazionale, maschi e femmine considerate globalmente, 10 anni fa aveva un'incidenza di 1,61 per 100.000 abitanti, cioè mediamente su 100.000 abitanti c'è questa incidenza di questa patologia, che è una patologia gravissima perché non è curabile, porta alla morte e fra mille sofferenze. Ecco, a Casale Monferrato lo stabilimento è stato chiuso nel 1986, nel 2011 ci sono stati 58 morti per mesotelioma, sono una cittadinanza di 30.000 abitanti, capite qual è il discorso, estremamente, estremamente chiaro. Ma se andiamo saltando, perché il tempo è solo sul solo dei flash, se andiamo a vedere gli ingegneri meccanici, la situazione non è affatto migliore, possono laurearsi ingegneri meccanici, tranne quelli specializzati sugli impianti, senza alcuna nozione di salute, luoghi di lavoro, rischi, sicurezza e igiene del lavoro. E siamo al Politecnico di Milano, no? Se andiamo a vedere l'ingegneria gestionale, no? Quelli che devono gestire gli stabilimenti, i cicli produttivi, eccetera, eccetera, è possibile che uno studente possa arrivare dopo 5 anni alla laurea in ingegneria gestionale senza avere alcuna nozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se andiamo a vedere l'ingegneria elettrica, anche per questi ingegneri elettrici, sia con laurea triennale che magistrale, nessun insegnamento obbligatorio su salute e sicurezza del lavoro. Ingegneria, ascoltate bene, ingegneria per l'ambiente e il territorio, nessun cenno a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Poi abbiamo fatto anche una tabella che vi risparmio, la pubblicheremo negli atti, no? Assieme a Roberto Carrara, e abbiamo diviso, diciamo, i piani di studi e comunque le facoltà, ingegneria chimica, ingegneria edilizia, ingegneria aerospaziale, elettrica, eccetera, eccetera, per l'ambiente, e poi abbiamo detto su gestione della sicurezza e rischio una colonna, su ambiente di lavoro e salute,
Allora, vi dico subito che su ambiente di lavoro e salute sono tutti no, nel senso che non c'è nessun piano obbligatorio, corso di studi o roba di questo tipo. Sul discorso su gestione del rischio e della sicurezza, anche qui sono tutti no, al di là del corso specifico in ingegneria della produzione industriale dove c'è il laboratorio di qualità e sicurezza. Ma il dato più eclatante, e la smetto su queste cose, sempre di tutte queste facoltà di ingegneria, ce lo sto a ripetere, su nell'attuale anno di studi, su un totale di 2300 matricole, coloro che seguono il corso obbligatorio di ingegneria della prevenzione e della sicurezza nelle industrie di processo sono 20, cioè su 2300 sono 20, negli anni precedenti a dei dati di Roberto addirittura che erano 13. Questo dà lo spaccato della profonda ignoranza che c'è su questo terreno e quindi anche di una certa, come dire, assuefazione, insomma, no? La malattia e la morte operaia è un dato a priori, come se fosse nel DNA. Questa è la tragicità di questa situazione, nella formazione. E poi c'è il discorso, faccio un accenno anche se non c'è ancora Casson, sul discorso che devono affrontare appunto Casson e Paolo Vinelli, no? Chi ha avuto l'avventura di fare il perito per le parti civili e chi sta parlando, così come Roberto Carraro, non ha mai fatto il consulente tecnico per le aziende o per l'inquinatore o cose di questo genere, ma solo per le vittime. Allora, ci sono dei nodi estremamente importanti sul ruolo dei periti. La prima cosa è la natura delle fonti, la natura delle fonti nella letteratura nazionale e internazionale. E la natura delle fonti porta subito a, diciamo così, a porci il problema chi ha finanziato quelle ricerche che hanno prodotto quegli articoli che poi vanno sulla letteratura internazionale. Chi ha svolto il ruolo di lobby, cioè si finanziano le ricerche in tanti modi. Io faccio un esempio banale, negli anni 60 lavoravo in polografia e quando c'era la CE, diciamo c'era ancora la Comunità Economica Europea, a Bruxelles si stabilivano tutta una serie di limiti per esempio la cedibilità dei materiali plastici nel settore dove avevo lavorato ai fini di salute, no? Ai fini di se si poteva utilizzare la materiale plastica per fare una bottiglia dove metterla con minerale o olio o altre cose. E ho scoperto lì così, per esempio, che tutti i dati che io ottenevo, per esempio sulla crenonitrile, no? Tanto per fare un esempio, quindi su il SAN, che è una resina stirola crenonitrile, i dati che io trovavo, poi il consulente che andava a Bruxelles, che naturalmente era professore, bla bla bla, ma era finanziato dalla Montedison, no? E allora succedeva che stranamente i livelli erano sempre di un ordine superiore ai dati che trovavo io, no? Se io trovavo uno, lui diceva metteva 10 microgrammi o milligrammi per litro sull'eleguato e via di questo passo. Questo è il meccanismo tragico sui limiti, no? E sul fatto che chi conosce il discorso dei MAC prima o dei TLU attuali come si chiamano adesso sa benissimo che non hanno nessun contenuto scientifico questi dati, sono tutti un compromesso delle agenzie a partire dall'agenzia CGH americana che viene spacciata per governativa ma è un'associazione privata di igienisti finanziata soprattutto dall'industria chimica e di questo passo. Un altro discorso estremamente importante sul problema dei periti e anche il problema del conflitto di interessi. Qui siamo all'università, quanti professori io ho visto al processo del Petrocchini Porto Marghiero della ECADI che insegnano in questa università o in altre università o anche in università estere e che quando sono là in tribunale pur di difendere gli imputati
ti negano anche la formula dell'acqua, per farmi capire, cioè estremizzo per farmi capire, no? Allora il discorso che si pone è il conflitto di interesse fra quello che vengono a dire quando insegnano ai loro studenti, e naturalmente c'è tutto da verificare, no? Perché ci sono le notevoli eccezioni che confermano la regola, perché in genere il lavoro che si fa nei tribunali poi si riflette anche quando uno insegna, perché non è che si sdoppiano. Se uno là dice delle cose per i soldi, poi quando viene qui è difficile che dica delle cose molto diverse, ma molte volte le cose più evidenti le dicono agli studenti in modo chiaro, oppure quante volte si sono trovati articoli dei consulenti tecnici delle difese che dicevano nei congressi o sulle riviste cose ben diverse da quelle che vengono a dire, diciamo così, nei tribunali, no? Perché noi abbiamo sentito ancora il processo Eternit, anche i professori di questa università, del Politecnico o non del Politecnico, che sono venuti a dire, anche dell'Università di Torino, che per esempio l'amianto, il fatto che causa il mesotelioma eccetera solo dall'89, soprattutto dopo la legge 257 del 92, abbiamo saputo che appunto era un cancerogeno che produceva anche questa patologia professionale. Prima come facevamo a sapere, poverini, eccetera. Queste sono delle falsità, perché sull'amianto è dal 1800 che si sa che causa morte, ed è comunque dagli anni 30 e 40 che causa il mesotelioma, il tumore del polmone, e attualmente è conclamato anche il tumore della laringe, dell'ovaio, dell'apparato digerente, eccetera, eccetera. Quindi io ho voluto introdurre brevemente questi flash, naturalmente non dico nulla sui problemi della psichiatria, ovviamente sono da sempre, come tutti quelli di medicina democratica, contrario alla contenzione, contrario prima ai manicomi, adesso agli ospedali psichiatrici giudiziari, no? Quindi confidiamo che vengano eliminati, come il Parlamento si sta cercando di fare, ma soprattutto che non si creino tanti piccoli ospedali giudiziari, no? In miniatura, per dare primariati disseminati per il territorio e che poi nella sostanza cambi poco, no? Invece su questo dirà bene Luigi Benevelli meglio di me. Io la smetto, dando la parola a Roberto Carrara. E quindi imparammo sul campo.
dopo i 30 anni la domanda è cambiato qualcosa? Avremo fatto sicuramente passi in avanti. Beh, il quadro è stato già illustrato in parte da Luigi e la situazione in sostanza è questa. Si sono creati dei momenti di formazione che chiamiamo specialistici per coloro che professionalmente intendono occuparsi di questi argomenti. E quindi si è creato un corso di laurea specifico in materia di tecniche di prevenzione, cui accedono obbligatoriamente coloro che intendono inserirsi nei dipartimenti di prevenzione delle ASL che si occupano per l'appunto di vigilanza e di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si sono anche creati, parlo del Politecnico di Milano, che minimamente conosciamo un po' meglio, ma direi un argomento o visione, un quadro traslabile a tutte le università di tipo tecnico, si sono creati anche lì dei corsi, per esempio, specifici, di solito a livello magistrale, quindi due anni, bienni di formazione specialistica, per esempio, in materia di sicurezza dei processi industriali. Ma la domanda vera, la cosa importante, è quella su quale formazione in materia di prevenzione viene data a tutti coloro che poi entrano nelle fabbriche o fanno parte di centri di studi e progettazione, quale formazione ricevono appunto per inserire, per ottenere, diciamo così, il meglio che la tecnica consente per la tutela del lavoro, della sicurezza e della salute del lavoro, oltre che della tutela ambientale. E qui il quadro invece è desolante. È desolante ed è stato illustrato. Gli elementi quantitativi sostanzialmente sono questi. Allora, abbiamo scelto due tipi di laurea, che sono indicativi, o almeno indicativi e importanti nell'ambito in cui noi operiamo. Due tipi di laurea, per esempio, che sono da un canto quella che viene chiamata ingegneria meccanica, che quindi è quella dei futuri operatori o progettisti di dispositivi, di componenti o di impianti, che poi ci proviamo, insomma, sono gli impianti, nella fattispecie dell'industria chimica, ma non solo, diciamo che sono componenti che sono utilizzati in qualunque tipo di attività industriale. Ricordo ancora bene uno degli argomenti del dibattito nel processone sul petrolchimico, che riguardava niente poco di meno che la componentistica, nella fattispecie le valvole che dovevano essere o potevano essere utilizzate all'interno dell'impianto di produzione del CQM, del cloruro di vinile monomero, per ridurre al minimo, annullare le perdite di monomero dalle linee e quindi impedire, contrastare la possibile esposizione degli addetti. Ci fu una ricerca che Luigi condusse magistralmente per recuperare quella che era la tecnologia disponibile ai tempi in cui l'impianto di Porto Marghera venne progettato e realizzato, dimostrando che esistevano sul mercato valvole, diciamo così, a tripla tenuta, così si chiamavano, che obiettivamente avrebbero impedito quella che era una delle fonti principali di emissione di inquinante di monomero, quindi di cancerogeno nell'ambiente.
e contro questo ci trovammo un consulente della controparte che, tra parentesi, era stato mio insegnante al Politecnico ai tempi d'oro, il quale di fatto non riuscì a dimostrare che non era vero quanto dicevamo, perché eravamo riusciti a portare dei documenti tecnici, diciamo commerciali, allora, che illustravano la disponibilità a quell'epoca di un prodotto migliore. Allora la domanda è: perché quell'impianto venne progettato senza utilizzare questi componenti che avrebbero garantito il meglio? A chi spettava la decisione se scegliere l'uno o l'altro? Quando si progettano impianti chimici viene definito uno standard di prestazione. È vero che chi definisce lo standard di prestazione non è l'ingegnere, ma è, come sappiamo bene, chi commissiona l'impianto e definisce il costo massimo che deve avere questo impianto. Ma la conoscenza del mercato in questo senso è fondamentale, cioè il tecnico che poi deve scegliere l'apparecchiatura e fa lo screening per la selezione di ciascun componente deve essere al corrente di questo. E come fa ad essere al corrente? Come fa ad essere informato? Chi lo informa? Bene, nelle università allora, parliamo degli anni 70, quando inizia gli anni 70, quando mi laureai, sicuramente il professor Pasquale non parlava di queste cose, ma forse nella sua materia chimica industriale non si doveva parlare necessariamente di questi problemi. Non si affrontava neanche l'argomento. Ma allora erano tempi in cui ci si faceva l'istruzione per, diciamo, con le proprie mani. Si andava nelle fabbriche, si prendevano contatti con gli operatori, cioè si cercava di capire se venivano informati. Ma non voglio, ricordare quei momenti che sono indubbiamente ripetibili. Pensavo, dicevo, che nel corso degli anni le cose fossero cambiate e che oggi, non dico che, perché non sarebbe possibile, venissero dati i dettagli, apparecchio per apparecchio, indicando i criteri di scelta del meglio, ma venisse almeno dato l'informazione sulle conseguenze di certe scelte dal punto di vista poi degli effetti, in fattispecie sulla sicurezza e l'igiene. Un criterio, una modalità di lettura venisse dato questo input. Voi nella scelta dovete sempre indicare il meglio che la tecnica consente e quindi le disponibilità che il mercato offre per ciascuna elemento di cui si compone l'impianto, la migliore prestazione possibile. Bene, il quadro, dicevo, purtroppo indica che i progressi fatti non sono molti, quindi l'informazione di base che tutti gli ingegneri ricevono, e nella fattispecie vi dirò il dato su due di questi, cominciando appunto dall'ingegneria meccanica, è sostanzialmente trascurabile, chiamiamolo modesto. Bene, considerando la suddivisione in triennio e biennio, nel caso dell'ingegneria meccanica noi troviamo che a fronte, diciamo, della complessità dei tre anni si insegna un argomento, poi dirò esattamente di che cosa si parla, nel terzo anno solo per chi sceglie un indirizzo, quindi su 8 indirizzi di ingegneria meccanica, solo in uno di questi, che si chiama impiantistica industriale, si insegna una materia che si chiama impianti industriali e sicurezza, di cui questa materia suddivisa in due parti, nella seconda parte si affronta il tema della gestione della sicurezza, diciamo sicurezza quindi e infortuni, informativa sulla normativa e diciamo le problematiche. Quindi immaginatevi che il quadro per coloro che poi ci troviamo si provano a gestire questo argomento all'interno, ripeto, degli studi di progettazione del nuovo e nella gestione dell'esistente. Nel biennio successivo, quindi nella
per la laurea magistrale, sempre in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, noi troviamo la presenza di un corso importante, tutto sommato, perché sono 100 ore, oltretutto gestite da un professore che da sempre si occupa di, diciamo, di ergonomia, quindi sicuramente competente, era un esperto di rumore, ma competente complessivamente di ergonomia, in cui si affrontano anche i problemi di sicurezza, oltre che l'ambiente esterno. Quindi un corso di 100 ore è un corso interessante, importante. Questo può essere scelto, quindi non è obbligatorio, può essere scelto in quattro dei 7 indirizzi che sono disponibili al Politecnico. Non ho avuto in tempo l'informazione sul numero di iscritti a questi singoli corsi, quindi non sappiamo quanti nel loro corso di formazione abbiano scelto di partecipare e di iscriversi in questi corsi, cioè in questo specifico corso. Questo è il quadro delle ingegnerie meccaniche. Veniamo all'ingegneria chimica. L'ingegneria chimica è responsabile, insomma, di molti dei disastri, insomma, degli effetti che dicevamo, non solo perché nel momento in cui si produce una determinata sostanza, un prodotto, ma anche che cosa si produce e perché si produce in relazione agli effetti che poi l'uso di questa sostanza può avere per chi la utilizza o per l'ambiente in cui termina. E quindi è molto importante, è un ottimo indicatore. Il quadro della situazione è quanto indicato. Devo dire, posso darvi dei risultati o dei dati solo in quanto quelli pubblicati sul sito del Politecnico di Milano, che quindi sono quelli relativi agli anni 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010. Ho anche dei dati sull'ultimo anno. Per avere un'idea, noi abbiamo i dati sugli ingressi dei corsi di laurea del primo livello, cioè del triennio, e quelli della laurea magistrale. Il rapporto tra primo livello e magistrale non è molto cambiato nel corso del tempo, anche se è andato diminuendo. Se vi interessa, abbiamo un 64% degli studenti che si sono iscritti alla laurea magistrale, cioè nel secondo anno, rispetto a quelli che si erano iscritti nel primo livello. Questa percentuale da 64 passa di fatto al 61%. Nel 2008-2009, scende ancora al 55,6% nel 2009-2010. E vedremo in qualche maniera, non è banale, perché è solo nella laurea magistrale che poi si ha l'occasione di frequentare dei corsi anche importanti ai nostri figli. Questo in generale, nella laurea, specificamente l'ingegneria chimica, il rapporto è curioso ed è, mi ha, devo dire, personalmente molto stupito, perché nella sottospecie ingegneria chimica si passa dall'80% nel 2007-2008, rapporto, dicevo, tra chi si iscrive alla magistrale rispetto a quelli che si sono iscritti al primo livello, nel 2007-2008, dicevo, l'80%. Nel 2008-2009 passa al 45%, scendendo al 40% nel 2009-2010. Cioè, su 173 iscritti a ingegneria chimica nel primo livello nel 2009-2010, solo 69 si sono iscritti al secondo livello. Sembra che il rapporto si sia rialzato, ritornando all'80% nell'anno in corso. Dicevo allora, le lauree al primo livello dell'ingegneria chimica, cioè nei 3 anni che abbiamo visto, sono una parte rilevante del totale, quindi molti cessano dopo il triennio e si mettono nel lavoro
dopo avere laureato, esiste un solo corso, fortunatamente obbligatorio, che si occupa di argomenti che ci interessano. Un solo corso diviso a metà, di cui solo la seconda metà si occupa del problema dei problemi che ci interessano, ma solo sotto l'aspetto della sicurezza e la sicurezza di processo, cioè ci si occupa di fare le analisi di sicurezza, l'AZOP, non so se questo dice qualche cosa, comunque lo studio degli incidenti che possono accadere e che possono dare origine a incidenti rilevanti. In tema di tutela della salute, il tema non è trattato. Esiste anche la possibilità in insegnamenti però non più obbligatori come il precedente, ma facoltativi a scelta, la possibilità di avere degli insegnamenti che potrebbero essere interessanti. Non sono riuscito ad avere, purtroppo, mi dispiace per me e per voi, il numero di iscritti a questi insegnamenti. Questi insegnamenti sono la cosiddetta chimica ambientale, che ha un interesse per noi, ripeto, ai fini dell'argomento di tutela della salute, solo perché nella sua parte terza parla di sostanze tossiche e quindi introduce, suppongo, il minimo di informazione circa l'esistenza di sostanze tossiche e gli effetti che questi possono comportare sulla salute. Altri insegnamenti possibili, quello della cosiddetta tecnica della sicurezza e igiene industriale, in cui peraltro insegna, anche questo stoppiato in due parti, insegna per esempio il professor Giuseppe Nano, per avventura mio abbiamo fatto la scuola assieme, seppure con due specializzazioni, avesse sempre in ingegneria e chimica, e che oggi, pur essendo di fatto uno dei pochi, forse l'unico docente in materia di sicurezza e ambiente e tutela della salute nei corsi del Politecnico, di fatto spesso lo troviamo dall'altra parte, cioè lo troviamo, dicevo spesso, non sempre, di là di più, il cassone, solito malino. Perché lo si trova di là? Perché lo si trova spesso ingaggiato dalla controparte? Sarà un tema, suppongo, che verrà trattato da altri. Persona, ripeto, competente, che se andiamo a vedere il programma, ripeto, è colui che insegna sicurezza e sicurezza di processo, tutela della salute all'interno dei corsi del Politecnico. Bene, dicevamo, nella laurea, questi sono il numero di corsi, nella laurea di primo livello. Poi c'è l'ingegnere chimico di secondo livello. Qui ci sono sostanzialmente solo corsi a scelta. In questi corsi a scelta ne esiste qualcuno, ma pochi. Quando pubblicheremo gli atti, se volete, daremo qualche indicazione più precisa. Per sintetizzare, di fatto esiste un indirizzo che è volto specificatamente alla sicurezza, si chiama SIC, sicurezza, in cui vengono affrontate molte materie di cui ho anche il numero di iscritti e vi faremo avere, ma sostanzialmente si occupa degli aspetti, ripeto, di sicurezza, cioè di incidenti rilevanti che possono accadere nello svolgimento di queste attività. Un piccolo
una piccola aggiunta, una piccola peculiarità, c'è un corso che riguarda le implicazioni legali dell'esercizio della professione, cioè le responsabilità dell'ingegnere. Detta così potrebbe anche suscitare dei giudizi malevoli. In realtà, se in questa, non so il contenuto esatto di questo insegnamento, ma se anche solo in questo insegnamento facessero capire all'ingegnere la sua grande responsabilità, la sua importanza, oltretutto anche le possibili sanzioni penali che dal suo svolgimento possono derivare, la sua importanza nel determinare le condizioni di sicurezza di genere, credo che sarebbe un grande passo in avanti, una grande conquista. Tuttavia viene erogato questa informazione che secondo me invece dovrebbe essere obbligatoria per tutti, sempre si intesa come avevo specificato di anzi, viene impartita solo a coloro che scelgono a livello di laurea magistrale l'indirizzo SIC, per gli altri non c'è, non esiste. Ultima nota, esistono, come dicevo prima, anche delle lauree specifiche, specialistiche, sono nate, non ho dei dati sul numero di iscritti, mi si dice che per esempio quella gestita dall'Università dell'Insubria Castellanza, che è il corso di laurea triennale in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente, sono iscritti circa una ventina di persone, di studenti, il che dà sostanzialmente la dimensione del problema. Chiudo dicendo questo. Ieri mattina un intervento di uno dei ragazzi della laurea di infermieristica ci ha chiesto: dovete entrare dovete venire a darci queste indicazioni all'interno della istituzione di formazione, in particolare alla loro, che insegna infermieristica e suppongo sostanzialmente gli insegni la cura. Cosa ci dite? Quali indicazioni o cosa possiamo fare noi anche per intervenire nel settore della prevenzione? Bella domanda. In quell'occasione non siamo riusciti a dare una risposta neanche di cosa positiva, neanche indicativa. E tuttavia questa è la domanda che mi sono fatto e dovremmo cercare di dare una risposta. La mia idea, molto rozza ancora perché non ha avuto modo di essere sviluppata adeguatamente, è questa. Noi come medicina democratica dovremmo lanciare un'azione, una campagna, un grande obiettivo, sia per comunicare e portare all'interno delle istituzioni di formazione quella che è la storia, quella che è l'evoluzione, ma anche il contenuto, il messaggio. Come si può fare un messaggio, voglio dire, della prevenzione, del dovere, dell'importanza di questa formazione, di questa educazione? Perché nulla nella società in cui viviamo richiama e dice qualche cosa del lavoro e di tutti i suoi problemi. Quindi noi possiamo farlo perché l'abbiamo fatto nella realtà, nel concreto, nel corso di questi anni, e abbiamo, credo, siamo portatori di quella cultura. Dovremmo riuscire a proporlo. E quindi funzionalizzare, mi è venuta anche questa ipotesi, questa idea, per esempio produrre anche attraverso le persone, insomma, che fanno parte della nostra associazione, dei sussidi didattici svelti. Pensavo addirittura semplicemente per certi aspetti delle bibliografie, perché l'interessato possa farsi una cultura, quindi orientare al numero minimo di informazioni, e metterci a disposizione, dichiarare che siamo a disposizione, metterci a disposizione di chi lo chieda ed entrare a portare non solo la nostra testimonianza ma anche la nostra educazione, le nostre proposte all'interno delle scuole. E, e,
e chi mi dice di averlo fatto nelle scuole medie dice di aver avuto un grande risultato. Figuriamoci nella scuola superiore o nell'università. Se non lo fa un'organizzazione, un'associazione come la nostra, credo che non lo faccia nessuno. Ed è un punto, direi, fondamentale per il nostro futuro.